Ciao a tutti e benvenuti alla Never Records. Io sono Ugo Bolzoni e oggi voglio approfondire uno degli argomenti che ho trattato in uno dei miei ultimi video, il gain staging. Anzi, invito chi non l'avesse visto ad andarlo a visionare perché potete capire quanto sia importante questa fase prima di iniziare il mixaggio. Questa volta però approfondiremo l'argomento in maniera pratica, utilizzando la DAW che utilizzo maggiormente in studio, il Pro Tools, e andremo a vedere tutte le fasi che bisognerebbe fare, o perlomeno io svolgo, prima di iniziare il vero e proprio mixaggio. Ecco, come potete vedere siamo davanti alla schermata del Pro Tools, nella nuova versione Dark, e andiamo subito a vedere cosa faccio prima di iniziare a fare un mixaggio. Quindi il gain staging è una procedura che avviene leggermente dopo. Cioè, la prima cosa che vado a fare è ordinare le tracce in un ordine logico, in questo caso io l'ho già fatto, quindi che mi riconduce un po' al vecchio modo di lavorare analogico, quando si avevano i tape, quindi bobine, e si doveva passare il proprio lavoro da uno studio all'altro. Quindi c'era una legge non scritta dell'ordine delle tracce. Di solito è questo qua, si partiva con la cassa, dalla traccia 1, quindi cassa, rullante, Charleston, hi-hat, tom o tom hi-hat, in questo caso io ho messo il tom e overhead, ma forse a me piace di più, ecco, questo ordine qua. Quindi i tre elementi fondamentali della batteria: cassa, rullante, Charleston, overhead, tom, in questo caso è un gruppo, piatti. I piatti io li metto prima dei tom, e poi percussioni, vedete, shaker, qua c'è un loop per esempio, basso, subito dopo la batteria, tastiere, vedete, l'elettric piano, piano Fender, varie tastiere, gated, chitarre, aspetta, lead, questo è un lead, sempre un sintetizzatore, string, siamo sempre comunque nell'ambito di tastiere, e alla fine le chitarre, poi ci sarebbero le voci e cori e quant'altro. Una volta che ho fatto questo ordine cerco di dare dei colori per capire velocemente su che sezione sto lavorando, quindi la batteria la lasciamo per esempio di questo colore blu che c'è già nel Pro Tools, per esempio selezioniamo le tracce di percussioni e diamo un colore rosso, per esempio il basso diamo un colore giallo, tutte le tastiere, adesso l'elettric piano e piano per esempio due, questi qua diamo un colore azzurro, tutte le altre tastiere, Moog, arpeggi, diamo un colore, vediamo, un blu, poi andiamo sugli strings, diamo un colore marroncino, e poi abbiamo le muted guitar, vediamo se questa è una muted guitar, sì, anche se è una muted guitar sintetizzata, e mettiamo a posto anche sulle chitarre, diamo un colore, vediamo che colore possiamo avere libero, ecco, una tinta, ecco, leggermente diversa. E in questa maniera noi abbiamo un po' di ordine, diciamo, grafico. Poi possiamo procedere a fare il vero e proprio gain staging, quindi andiamo a verificare subito sul master bus che livello abbiamo, avendo tutto a 0, fader, scusate, a 0, quindi fader tutti a 0 di tutta la nostra sessione, e andiamo a vedere sul master bus che livelli abbiamo. Come potete vedere abbiamo già dei clipping e un livello piuttosto alto. Ok? Quindi il nostro goal è quello di arrivare a una headroom che ci permette di lavorare bene anche sul mixdown, sul master bus, quindi le singole tracce, ma anche sui vari bus e sul master bus. Ci sono due modi per arrivare a quel risultato. Quello che preferisco io è quello di andare direttamente a livellare la traccia di gain sulla regione. Però prima di tutto dobbiamo andare a vedere come è settato il meter del nostro, della nostra DAW. Nel mio caso io utilizzo il meter type Pro Tool Classic e ho settato il cambio di colore del meter a meno 18. Quindi io avrò il cambio di colore tra verde scuro e verde acido a meno 18 e il picco, diciamo, il colore alla finale a meno 2. Quindi l'ho settato così. Poi ho il peak hold, quindi la lineetta che rimane fissa, che è molto utile per vedere dove sono i nostri picchi,
rimane per 3 secondi, ma il clip indicator invece ci dà infinito, cioè quando rimane rosso proprio, quello fino a quando noi andiamo sopra a cancellarlo rimane acceso. Vi faccio vedere allora. Mettiamo il mixer perché ha dei meter più visibili. Scusate, andiamo a vedere anche magari di trovare una traccia, una parte della traccia alta. Ecco, in questo caso riapriamo il mixer. Per esempio, vediamo questa traccia qua, questo fab filter. Ecco, vedete, rimangono delle lineette, questo è il picco, rimane 3 secondi. In questo caso il clip non l'abbiamo di traccia perché non si accende questo rosso. Ok, però vedete sul master invece che si è acceso e fino a quando noi non andiamo a cliccarci sopra rimane rosso. È ovviamente comodo perché ci dà l'indicazione che è avvenuto un clip nella traccia durante l'ascolto. Dopo starà a noi andare a vedere dove, in che parte del brano, ok? Quindi noi abbiamo sicuramente un mix down troppo alto adesso e delle tracce che l'avranno troppo alte. Quindi andiamo a lavorare subito di gain staging aiutandoci anche dalla grafica. Io di solito normalmente non sono uno di quelli che consiglia di guardare il monitor quando lavoriamo di equalizzazione, di compressione, ma dico sempre che è meglio ascoltare quello che facciamo. Quindi può essere un aiuto. Dopo tante ore di lavoro può essere anche un aiuto, per esempio in questo caso, avere una forma d'onda, però non fatevi ingannare perché la forma d'onda io posso anche, diciamo, la rappresentazione della grafica della forma d'onda può essere anche ingannevole perché se io faccio uno zoom potrebbe sembrare che io ho un progetto tutto clippato, in realtà no, sto solo zoomando, quindi quello che fa fede è il V-meter, quindi andiamo a fare un po' di zoom differente sulle nostre tracce e andiamo ad ascoltare per esempio la parte più alta. In questo caso abbiamo la cassa e il mio goal è quello di arrivare a far suonare la cassa, diciamo al limite tra il cambio delle due zone, che è meno 18 dB. Quindi andremo semplicemente ad abbassare, ecco, il nostro volume. C'è anche un altro modo per arrivare allo stesso risultato ed è quello di aprire un plugin sulla traccia che abbia la possibilità di un input gain. In questo caso è della Brainworks, della plugin Alliance, la simulazione della console SSL 4000E. E quindi cosa andremo? Andremo ad agire sull'input gain. Quindi andiamo ad agire su questo potenziometro per arrivare al medesimo risultato. L'unica cosa è che in questo caso il plugin andrà ad applicare un colore tipico della console, visto che è una simulazione di questa console. Quindi, se voi magari avete piacere di avere questo colore nel vostro mix, oppure sapete che questo canale è quello che utilizzerete durante il mixaggio, allora è molto comodo aprirlo e fare tutto con questo plugin. Altrimenti vi conviene lavorare con i gain della regione perché innanzitutto non andrete a occupare risorse della CPU e poi innanzitutto è un gain digitale, quindi non andrete ad applicare colore in questa fase, la fase di gain staging. Un altro modo per non applicare comunque colore in fase di gain staging, però applicare un plugin, può essere quella di usare trim del Pro Tool su Logic X, se non erro si chiama gain, e otteniamo sempre lo stesso risultato, quindi noi andremo a ridurre il gain. In questo caso è digitale, quindi non abbiamo ulteriori colorazioni. Abbiamo anche il vantaggio di poter aprire lo stesso plugin velocemente su tutti quanti i canali. E quindi lavorare molto velocemente, diciamo. Il metodo comunque che preferisco io è, come vi dicevo, quello di lavorare direttamente sulle regioni. Allora adesso andiamo a togliere i due plugin e andiamo traccia per traccia a fare il gain. Stiamo attenti anche ai picchi perché diciamo che nelle tracce percussive io tendo a lasciare anche un po' andare di più i picchi. Andiamo sempre nel punto più alto, dove lo strumento suona di più della nella canzone. Okay.
c'è un passaggio di batteria, andiamo a vedere qua, vedete che è un po' più alto, quindi andremo proprio a agire in quella zona lì. Questo, vedete, rullante 2 non ci deve ingannare, qua praticamente abbiamo solo il rientro del rullante, qua. Il rullante vero e proprio sono solo alla fine del brano, quindi io farei un taglio e andrai a ridurre solo la parte che ci interessa. Poi sta a voi decidere se questi rientri non vi interessano, vi sporcano solo il suono, addirittura a mutare la traccia, oppure se volete un suono più naturale la riducete molto, ok? In modo da avere meno rientro possibile. Hi-hat, questi sono da alzare, per esempio. Andiamo sempre nella parte alta, va, che forse è meglio. Eccola qua. Overhead, molto alti. Piatti, cymbal. Tom, che vedo già graficamente, vi dicevo, facciamoci aiutare anche dalla grafica, quindi guardate, molto alti, ecco qua, shaker possono andare bene, ecco, non dovete pensare che deve essere un lavoro chirurgico, ma iniziate a creare un vostro modo che faccia funzionare bene tutto il vostro workflow, diciamo. Questo è importante. Questo è il basso, scusate, la DI e il cabinet. Qua adesso andiamo di piano elettrico, che come vedete dinamica non ne ha, quindi qua non ci sono problemi anche a essere leggermente più alti. Poco dinamico in questo caso, un piano già forse compresso in fase di registrazione. Sì, fatevi aiutare appunto dalla grafica anche per vedere facilmente, insomma, se uno strumento è dinamico, se ha una cresta, per esempio, vedete qua, si capisce subito che è uno strumento percussivo dalla forma d'onda, no? Perché guardate com'è la cresta, come frastagliata, no? E quindi capite subito che è uno strumento più percussivo. Questo Moog arpeggio, sentiamo com'è. È molto lineare. Il solo stessa cosa. Considerate sempre che poi nella fase di mixaggio, quindi nella fase successiva, voi andrete a limitare con le compressori dinamiche i limiter, i picchi, ok? Quindi è lì che andrete ad ottenere un RMS più importante. Chitarre, sono tre chitarre registrate con due microfoni. Ho registrato io un Royer e un SM57 in questo caso, in coerenza di fase. A volte invece dell'SM57 utilizzo un Sennheiser 421, oppure faccio una accoppiata con un altro a nastro dell'Audio Tecnica, di quale adesso non ricordo però la sigla, scusate, ma non mi viene in mente. Oppure anche l'SM58 è bello delle volte in accoppiata per alcuni generi. Ecco, adesso abbiamo fatto il nostro gain staging, andiamo a vedere col mixer, andiamo a vedere come siamo arrivati a livello di master. Ecco, come vedete ho dei picchi ancora un po' altini, diciamo meno 3, meno 2, e un livello medio ovviamente che sarà attorno ai 14. Giustamente è la somma di tutti i miei canali, ho cercato di rimanere attorno ai meno 18, però alla fine la somma mi dà sempre un valore maggiore.
Questa è la regola che dobbiamo insomma comprendere fin da subito. Poi vado a fare, alla fine del game staging, vado a fare un'altra operazione che è il strip silence, perché mi piace, lo regolo con una soglia abbastanza sensibile, do sempre di un secondo, diciamo un secondo d'inizio, un secondo alla fine, per non rischiare di tagliare delle code, che per carità dopo si possono sempre recuperare, però insomma meglio fare già un lavoro da subito bene, e vado a pulirmi tutte le mie tracce. Perché? Innanzitutto perché così farò lavorare l'hard disk e andrà a cercare e a lavorare solamente dove ce ne sarà necessità, perché anche quando voi avete uno zero l'hard disk comunque tende a lavorare, perché comunque per lui ha un dato, che sia dato silenzio o comunque che sia dato musicale, comunque l'hard disk andrà, comunque le testine andranno a cercare la traccia, quindi vado in questa maniera a caricare meno comunque anche l'hard disk. E poi perché mi piace avere la possibilità poi in fase di mixaggio di capire subito graficamente quali sono gli strumenti, cioè quando entrano gli strumenti nel mixaggio, quindi inizio a mixare magari partendo dalla batteria o dalla voce, poi dipende dal brano, da quello che mi ispira, e poi cerco di iniziare a mixare il brano partendo dagli elementi che partono per primi. Ecco, come potete vedere, ora abbiamo fatto una bella pulizia delle tracce e siamo pronti, diciamo, per iniziare il mixaggio. Noi abbiamo fatto questo per trovarci in una condizione di fader ottimale, in maniera tale che noi possiamo lavorare nella parte di fader più alta, attorno allo zero, è meno sensibile, quindi ha una maggiore escursione, abbiamo un minore cambiamento in dB, quindi è una zona più indicata per fare delle automazioni di fino, diciamo. Più ci abbassiamo col fader, più diventa difficile fare dei piccoli movimenti. Vedete, un piccolo movimento già corrisponde a un grande cambiamento in dB, quindi dovremmo lavorare per forza con l'automazione a livello grafico e non magari con il nostro fader o con la nostra console esterna, e quindi anche questo è un aspetto che non dobbiamo dimenticare. È molto importante anche considerare il fatto che una volta che noi facciamo i vari bilanciamenti, supponiamo che facciamo dei vari bilanciamenti della batteria, noi creeremo sicuramente un sottogruppo della batteria. Andiamo a creare un, in questo caso nel Pro Tools andiamo a creare un aux input che andremo a chiamare drum bass. Andiamo ad assegnargli drum bass e andiamo a selezionare tutte le tracce che vogliamo far confluire al drum bass, quindi invece che al mix out le faremo andare al drum bass, ok, così, e invece il nostro basso lo facciamo andare alla nostra uscita mix out, così, quindi noi avremo tutta la batteria che uscirà da questo canale, ok, sentite, quindi abbiamo sott'occhio, possiamo avere sott'occhio i vari sottogruppi, quindi noi una volta che abbiamo fatto il nostro bilanciamento possiamo anche creare ovviamente un gruppo o un VCA, ma io vado molto bene, diciamo, a creare un gruppo di fader qua, e in questo caso possiamo andare a calare tutta la batteria con il bilanciamento che abbiamo fatto se noi abbiamo per esempio il bass troppo alto. Non è questo caso, come vedete abbiamo una bellissima headroom, una buonissima headroom, quindi non sarà il nostro caso, però nel caso vi troviate per esempio con i valori troppo alti, non fate altro che abbassarvi tutto il gruppo. E così faremo per tutti gli strumenti. Con questo è tutto, spero di esservi stato utile anche con questo video, che vi sia piaciuto, seguitemi, supportatemi e mi raccomando, ascoltate sempre la musica senza pregiudizio. Ciao e alla prossima!